Eleonora Giorgi ha pubblicato un nuovo video dall'ospedale, un momento delicato della sua vita in cui ha voluto parlare in prima persona. Si ricomincia, dice, dopo aver raccontato con totale chiarezza e anche profonda complessità quello che le sta accadendo. La scoperta del tumore, la chemioterapia e l'intervento, sempre al fianco della sua famiglia che l'ha sostenuta praticamente e moralmente sin dal primo giorno in questa battaglia. Immagini ora che sono un tuffo al cuore, la donna è nuovamente in ospedale, con il figlio Paolo Chavarro e questo ricominciare a dover combattere è certamente difficile. Lo è per i fan che la amano e per chi la segue lo è, ovviamente, per la sua famiglia che prova a darle la forza per proseguire. Eleonora Giorgi dall'ospedale, si ricomincia. La Giorgi ha annunciato il tumore al pancreas per informare su quanto sarebbe accaduto e quale sarebbe stato l'andamento della malattia e la gestione scelta. Chemioterapia con conseguente intervento, se possibile. Il tempo per fortuna ha dato i suoi frutti e si sono poste le basi per poter affrontare l'operazione. Come ha spiegato personalmente, il tumore è andato in necrosi dopo la chemioterapia e quindi sono dovuti intervenire rapidamente per poterlo rimuovere. Sono stati i figli ad aggiornare i fan sui social, raccontando appunto il prima dell'operazione e anche quello che è successo dopo. Operazione andata bene, hanno scritto, lieti di quello che era accaduto e che potevano condividere con gioia con i follower della Giorgi direttamente su Instagram. L'attrice e regista ora però ha condiviso un nuovo video in cui è in ospedale, le immagini sono quelle di una stanza in cui si appresta a stare per affrontare un ciclo di chemioterapia. Un momento sicuramente difficile che si pone come ulteriore tassello per combattere la malattia e prevenirne la ricomparsa. Anche in questo caso ha voluto essere totalmente trasparente con chi la segue, pubblicando la notizia e condividendo anche un video a corredo. Con lei sempre i figli che non la lasciano mai sola, soprattutto in questi momenti. Proprio alcuni giorni fa aveva detto che il cammino sarebbe stato duro e che le toccava affrontare la chemioterapia. Andrà tutto bene. Lunedì inizierò un altro ciclo di chemio, aveva specificato nel salotto di Silvia Toffanin. L'intervento è stato complesso e anche tutto il percorso l'operazione non era dall'esito scontato, c'era un alto tasso di rischio. È andata bene, sono passati 43 giorni dall'intervento. Non sento più dolore, ma è cambiato il sistema digestivo. Devo mangiare cose che non disturbino il pancreas. Certo, sono fragile. Ci sono cali di energia, ma posso solo ringraziare i medici, ha detto l'attrice.